Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna, sfidando il caldo torrido, anzi mi perdonerete se ogni tanto asciugo il sudore perché oggi è una giornata veramente tremenda, volevo provare con voi, ebbene sì, e mi perdonerete se subito dopo mi strucco, questo mascara che è di QIC come brand, io l'ho acquistato su, che è un mascara per due look. E adesso vi spiego anche come si usa, come si apre. Questo è il packaging interno primario, questa è la scatolina del packaging secondario. Ha due punte, voi direte una di qui e una di lì. No, beh, no, non ve l'avrei mai fatto vedere se fosse stato così banale. Ha due punte per ottenere o un look più naturale o un look che viene definito 4D, spettacolare, eccetera, eccetera, che ispessisce e quant'altro. Io ho delle ciglia veramente, veramente miserelle, quindi non pretendo chissà che. Però vediamo se su delle ciglia come le mie, però prima ci diamo una parvenza di trucco, mettendo subito un po' di Rilastilla. Questo fondotinta correttore, diciamo, quindi che si può mettere anche intorno col correttore, si può stratificare. Diciamo che non ha un grande odore, questo l'ho notato. Non so se ce l'aveva da subito o se si è formato un po' di cattivo odore qui a causa dell'umidità, ma non lo so. Comunque, l'abbiamo messo, poi mettiamo un cicinin. Come specchio uso sempre quello di Rilastilla. Sì, sto sudando, se nel caso mi vedeste lucida, il motivo è quello. Un po' di custodio, correttore, tanto per dare una, anche qui, parvenza di restauro. Questo video in realtà io l'ho già girato, però l'avevo fatto senza trucco, cioè truccando solo, mettendo solo il mascara e devo dirvi che non riuscivo a vedermi, cioè stavo veramente, esteticamente era una roba che non si poteva guardare e anche perché erano riprese ravvicinate, si vedevano tutte le macchie, cosa. Mi sembrava, lo so che voi avreste detto, vabbè, chi se ne importa, che siete molto molto carini e molto carine, però poteva anche capitare il rompiscatole di turno. Va bene, cipria direi del tutto inutile perché qui si suda come capre, che poi le capre tibetane sudano. Boh. Mettiamo con il dito un pochino di ombretto. Questo è dalla Sin, la palette di Naked, di Urban Decay, credo che sia una delle ultime versioni di 10.000 Naked che ha sfornato Urban Decay. Ah, poi io ho comprato, però non è arrivata a casa, la vedrò quando torno a casa. Ho preso su Sephora l'ultima palette di Natasha Denona, quella, manco mi ricordo come si chiama, però per intenderci, è uscita abbastanza recentemente una palette di colori freddi di Natasha Denona, però era stata accusata, spero non in modo feroce, insomma, comunque un po' dai consumatori che non erano in realtà colori proprio decisamente freddi, perché ce n'erano alcuni che erano neutri caldi, sì, o non so, non ce l'ho ben presente, l'ho viste solo in foto, però in effetti così sembrerebbe, ecco, sembrerebbe proprio che ci sono, che c'erano alcuni colori neutro caldi, sì, proprio diciamo non decisamente. Non decisamente, appunto, ce la possiamo fare. Ah no, più che altro mettiamo questo che è più luminoso.
allora ne ha fatto uno di colori, ragazzi, che mazza, freddissimi, proprio completamente come si può dire, desaturati, insomma, freddi, freddi, freddi. E non ho saputo resistere e l'ho presa. Naturalmente poi a casa con calma l'apriremo insieme, eccetera, eccetera. Ok. Mi raccomando, guardatelo sempre l'info box, perché vi metto tutte le offerte, anche di, tenete d'occhio quelle di Look Fantastic. Ok, poi mettiamo un po' di Laguna, che è di NARS ed è il loro brand, cioè il loro prodotto, uno dei loro prodotti di punta. In questo caso è una mini size deliziosa ed è una terra, un bronzer che noi mettiamo giusto per dare appunto questa parvenza di trucco. Ok, proprio una parvenza. Poi l'Orgasm, il loro blush, sempre di NARS, sempre in mini size. Eccolo qua. Questo fa strafamoso. Diciamo riformulato diverse volte. La formula attuale è secondo me molto bella perché via via nelle varie trasformazioni questo come si chiama? Ce la posso fare. Questo blush ha perso glitter. Ok, mettiamo anche un po' di rossetto. Questo è Amuse, è un colore neutro, è BBX. È scritto in coreano, non riesco a leggere comunque. È un nude, nel mio caso è praticamente un nude rosato, leggermente forse anche malva, ma eccolo qua. E adesso invece proviamo il nostro mascara. La cosa che mi ha un po' dato un po' fastidio, però per carità è marketing. Il brand, scusate, il sito viene sbandierato come sito, è un sito italiano, ma i prodotti, però viene detto, facendo quasi intendere che vende prodotti italiani, le venderà anche, questo qui sicuramente non è italiano, perché le scritte che erano qui sul packaging secondario sono, no, è scritto in inglese, certo, però parla di una sede, a me sembra in Cina leggendo, comunque non è che questo sia una colpa, ecco. Però mi sembrava un po' questa insistenza sul dire che il sito è tutto italiano. Però tenete presente che non vende solo prodotti italiani. Ok, eccolo qua il nostro siluro, di qui è leggermente appiattito, qui è proprio liscio, il colore è bellissimo, però attenzione, non è metallo, siccome questa è plastica ricoperta. Comunque, questo è lo step 1 che si apre così. E lo step 2 invece è questo, che si apre così al secondo stadio. E voi direte: ma come fa? Perché il primo si infila nel secondo quando è dentro. Vedete, questo è più sottile. Vabbè, comunque, questa è lo step 1. Vediamo di vederlo cosa combina sulle mie ciglia inesistenti. Io l'ho visto in video, nel video pubblicitario, e vi fa delle ciglia, ah giusto, ne facciamone uno, dai, e vi fa delle ciglia pazzesche. A me, diciamo, pazzesche no, però vediamo. Oh, questo è il primo livello e possiamo anche vedere cosa succede quando vi finisce il prodotto nelle ciglia. Scusate, oh, così mi è successo. Non
signora, no, comunque devo dire, non brucia. Beh, lacrima leggermente perché mi ha dato lo scovolino. Ecco, tiro via quello che era finito proprio dentro. E poi tiriamo via. Ci sapete, ci sono due scuole di pensiero. Quelli che dicono che il mascara va tolto subito quando fate un pasticcio tipo questo. Un'altra scuola di pensiero che dice no. Aspettate che secchi e poi lo togliete. Io sono una impaziente, per cui lo coso subito. Non posso stare qui a fare il video con quella pataccata. Scusate le facce. Ecco, ne scarico, era tanto il prodotto. Ne scarico un po' anche di qui. Non ho settato niente, tanto sudando in questo modo. Direi che è inutile. Allora, abbiamo sbavato un po' anche sopra, quindi per onestà dobbiamo vedere di togliere nei limiti del possibile. Vabbè, però così non sta male, sembra quasi che avete quasi una riga. Allora, andiamo ancora un po' col primo step, perché poi mi sono bloccata avendo fatto sto gran pasticcio. È molto molto di consistenza, è molto presente il prodotto proprio perché è nuovo. Eccolo qua, voi vedete qualcosa? In tutta onestà, poco, però c'è. Faccio anche l'altro. No, lasciamolo vuoto l'altro, poi apriamo il secondo step, quello che dovrebbe farci fare wow. E vediamo cosa succede. Però, come sempre, quando provo un prodotto, non è che questo non è buono se non va bene a me. Ecco, secondo step. Vedete che sono diversi gli scovolini, non ci siamo forse soffermati abbastanza. Ecco qua. Questo più sottile e ha tutti i dentini, sono in polimeri, come si dice. Ok, questo mi sembra leggermente più spesso, ma soprattutto le puntine sono molto più grosse. Questo dovrebbe farci urlare al miracolo. È molto bagnato, eh? Allora, ispessisce visibilmente. Allora, il primo step su delle ciglia poi inesistenti come le mie. Tra l'altro, ho notato che col siero di cleaver è andato tutto molto bene. Quando ne ho diradato l'applicazione come è previsto, ma mi sembra che è un po', però forse dobbiamo aspettare un po'. Ecco qui la seconda passata. Cosa ne dite? Sembra che si ottenga qualcosa, sì, ma non mi ha fatto fare wow. Io onestamente attribuisco a costa 19,90, eh. Sì, non è proprio low cost, certo non è luxury, ancora. Sì, sono un po', le setole sono un po' lunghette, ve lo dico, quindi fate attenzione nel caso voi lo aveste o lo doveste comprare. Che le setole sono lunghe, quindi forse un po' a rischio di sporcare. Conviene, se non siete proprio bravi, bravi, bravi o bravissime, di mettere la linea di eyeliner in modo da coprire gli inevitabili sbavamenti. Questa è l'applicazione su tutti e due gli occhi. A voi il parere, a me sembra, diciamo, dignitoso, non particolarmente wow, in tutta onestà. Tant'è. Fate quello che vi fa stare bene. Alla prossima. Io, tra parentesi, mi vado a struccare. Ho già provato a struccarlo l'altro giorno e è facilissimo da struccare, quindi da quel punto di vista nessun problema. È waterproof. Quindi forse non è proprio così waterproof, perché con una semplice acqua micellare va via tutto. Bacione.